Siamo giunti alla fine di questo ciclo di CinemaScope dedicato alla serie B italiana e sono tanti i registi che non ho menzionato. Manca Castellari, manca Girolami, Umberto Lenzi, Ruggero Diodato, Stelvio Massi, eccetera, eccetera. Quindi chissà che magari non si torni a parlare di serie B nelle prossime stagioni, se mai ci saranno. Però volevo chiudere il cerchio parlando di una figura che non è tra le più celebrate del filone, che non è finita, perlomeno non ancora, nel giro vero grande degli stracultisti e magari si ricorda per poche cose. Per esempio, è uno degli inventori della fantascienza cinematografica italiana, senza cui forse anche il cinema di Stanley Kubrick sarebbe un pochino più povero e sicuramente un po' differente. Tarantino, per esempio, ovviamente, sempre lui gli ha reso omaggio a modo suo, facendo dire il suo nome a un personaggio di Eli Roth in Bastardi senza gloria, che è un atto curioso, visto che per tutta la carriera, o quasi, questo regista si è affermato con uno pseudonimo, quello di Anthony Dawson. Oggi CinemaScope vi parla di Antonio Margheriti. Benvenuti a CinemaScope, la storia del cinema vista dai margini. Sono contento che questo ciclo della serie B, vi sia piaciuto e quindi poi spero appunto di continuare a parlare di queste figure marginali della storia del cinema. Il protagonista di oggi è un romano, appunto Antonio Margheriti, nasce a Roma nel 1930, emigra a Verona per fuggire alla guerra. In Veneto, oltre a studiare, oltre alla scuola, gioca a calcio, come fece tra l'altro Giulio Questi, solo che Margheriti giocherà nell'Hellas Verona. Dopo la guerra poi torna a Roma e frequenta l'università. Fa ingegneria, che però non fa proprio per lui. Anche se a pensarci bene l'industriosità e le basi della materia gli torneranno utilissime quando all'inizio degli anni 50 si affianca a Otello Colangeli e Mario Serandrei per entrare nel mondo del cinema come montatore. Ovviamente, come si faceva all'epoca nell'industria quella piantata coi piedi per terra, ha fatto di tutto per almeno un decennio. Ha montato, ha fatto da aiuto regista e da assistente regista. Poi, quando è divenuto dipendente della Titanus, ha potuto scrivere copioni e dirigere documentari. Quando la casa di produzione acconsente a farlo esordire nel lungometraggio, sfodera la sua passione per i fumetti e per la letteratura fantastica e science fiction e dirige Spaceman, una appunto opera spaziale, una space opera a bassissimo costo che però stupì il pubblico anche oltreoceano. Quel primo film, tra modellini e animazioni molto inventive, fu un piccolo trionfo della capacità artigianale di Margheriti e del sincero suo amore per il genere. Allora, anche negli USA non è che venisse girata la fantascienza con chissà quanti soldi, visto che era un genere considerato di nicchia, per nerd e insomma per come dire, un gruppo molto ristretto di appassionati, solo qualche anno dopo diverrà un genere popolare, di massa e ad alto budget. La fantascienza è un po' il filo rosso di molta della produzione di Margheriti nel corso di 30 anni di carriera, in cui ha girato anche 3 o 4 film all'anno, come si usava al tempo, realizzati, montaggio ed effetti speciali compresi, in meno di un mese. La sua abilità, proprio con la post-produzione, è l'arma vincente, del suo cinema. Che ovviamente non ha temi o fili conduttori, non è facile metterla dentro una politique des auteurs e sarebbe anche ingiusto, probabilmente anche sbagliato trattarlo alla luce di una politica simile. Però bisogna riconoscerle le capacità pratiche e tecniche, soprattutto alla luce dei costi bassissimi, e questa cosa è doverosa. Per esempio, una delle leggende, per ora chiamiamola così, leggenda, che circola intorno a Margheriti è che ispirò Stanley Kubrick. Lo rivela lui stesso in un'intervista, del 2001, non a caso, un anno prima della morte. Dopo aver girato L'arciere delle mille e una notte, il capo della divisione internazionale della MGM lo chiama perché è rimasto stupefatto, dai trucchi di quel film e vuole affidargli gli effetti speciali di un grande film, ad altissimo budget, diretto da Stanley Kubrick. Quel film era appunto 2001, Odissea nello spazio. Margheriti incontra Kubrick, che aveva apprezzato quel film e anche i precedenti film che erano girati nel circuito americano, anzi spesso erano realizzati proprio per il mercato americano, però rifiuta.
Si trattava, il lavoro che gli venne proposto, di assistere Douglas Trumbull, cioè il vero autore degli effetti speciali, lavorare per 9 mesi su un solo set, cosa impensabile per lui, ed era ancora più impensabile dover pensare, scusate il gioco di parole, cioè fare un lavoro di riflessione e non di azione. Io sono un regista che non ama pensare. Preferisco fare con le mie mani, infatti vedete sono tutte rovinate e piene di cerotti. Su 2001 si sarebbe trattato di pensare, e poi io sono uno che ci mette molto poco a fare un film, lì sarei dovuto stare 9 mesi, è un mondo che non mi appartiene. Però evidentemente Kubrick il nome di Margheriti se lo è ricordato bene e mentre realizzava il suo capolavoro forse ha dato uno sguardo ai film del ciclo Gamma 1, una delle cose più importanti o perlomeno più note che Margheriti ha realizzato nella carriera. Sono 4 film commissionati proprio dalla MGM per il mercato internazionale, a basso costo ovviamente, in cui si raccontano le avventure degli astronauti della stazione spaziale Gamma 1, appunto. Ecco, guardate anche solo il primo dei 4, I Criminali della Galassia. Non notate che le scenografie di Piero Poletto siano incredibilmente simili a quelle realizzate con ben altri soldi per il film di Kubrick? E guardate il finale, che sembra quello di un film di Bond dell'epoca. A un certo punto, in questo finale, si vede il set inondato dal sangue. Non sembra un'idea molto affine a quella dell'ascensore di Shining? Anche questi 4 film, distribuiti tra il 65 e il 67, sono un tripudio di modellini, effetti ottici, minuzie, trovate tecniche al limite del geniale, appunto prese in prestito e imitate anche dai geni, in cui i colori di Riccardo Pallottini e la felicità della realizzazione, la gioia del fare cinema proprio, sono contagiose anche per uno spettatore smaliziato. Nel film poi, specie nel capostipite, si trovano elementi macabri al limite dell'horror che rimandano a un altro dei filoni meglio padroneggiati da Margheriti, ossia proprio il macabro, il gotico, preso in prestito dalla letteratura inglese dell'Ottocento, ma che Margheriti, insieme a Mario Bava, Riccardo Freda e il sempre presente Roger Corman, rende amato dalla critica europea fin da subito. Su questo versante risiedono alcuni dei suoi migliori film, come Contro Natura del 68, La Vergine di Norimberga del 63 e soprattutto Danza Macabra del 64, ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe, il quale compare come il personaggio che sfida il protagonista, un reporter, a passare una notte in un castello famoso per essere abitato da spettri, spiriti e fantasmi. Qui dentro il castello, l'orrore non è fatto solo di mostri o apparizioni spettrali, ma di persone che amano, hanno amato, hanno ucciso e uccidono ancora. Alle prese col bianco e nero del fidato Pallottini, Margheriti mostra un'eleganza perfettamente connaturata al genere. Lavora tutto sulle ombre, le atmosfere, soprattutto i suoni e le musiche. Le sequenze in cui il protagonista perlustra la magione sono praticamente mute, capaci di creare tensione solo con il sonoro, i movimenti di macchina o i movimenti dei fasci di luce, che sono proprio fasci che ampliano o costringono lo spazio a seconda della situazione e della tensione. Gli effetti di montaggio opera di Colangeli aspirano a dimensioni visionarie. C'è una capacità di messa in scena alta che solo le barriere culturali dell'epoca relegarono al cinema basso. Prendete il meraviglioso finale, ambientato nel cimitero antistante La Magione. È così bello che 40 anni dopo sarebbe stato rifatto da Tim Burton in La Sposa Cadavere, anche se a quell'epoca non se ne accorsero in molti. Il decennio d'oro di Margheriti, almeno dal punto di vista qualitativo, fu quello degli anni 60, ma non significa che sparì dalla circolazione, anzi continuò a lavorare a ritmo sostenuto per oltre 20 anni, cavalcando tutti i generi, seguendo scie e mode come si faceva all'epoca, trovando negli anni 80 una buona vena nel cinema d'avventura, specie a sfondo esotico sulla falsa riga un po' di Indiana Jones. Il suo talento ha travalicato i confini della serie B, come abbiamo detto, e infatti nel 75 il suo nome figura affiancato niente meno a quello di Andy Warhol, di cui parleremo fra qualche puntata. Produttore Warhol, insieme a Carlo Ponti, di 2 curiosi esperimenti camp, 2 film di serie B o peggio, in cui l'uso dell'armamentario del genere era consapevole, appunto, quindi da qui la definizione camp, film resi stranianti proprio dalla consapevolezza diciamo pop art del regista Paul Morrissey. I 2 film sono Il mostro in tavola, Barone Frankenstein e Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete. 2 operazioni tra erotismo, commedia e orrore,
horror un po' alla buona ovviamente, piene però di provocazioni politiche, in cui Margheriti figura come co-regista per questioni fiscali, soprattutto questioni fiscali italiane, invece altrove non c'è il suo nome nei credit. Pare che si occupò, ma non è neanche tanto chiaro questo, pare che si occupò solo di qualche effetto speciale e del 3D, perché uno di questi due film dovevano uscire in 3D. Poi ovviamente non fu così, solo il primo, quello su Frankenstein, circolò limitatamente in questa versione stereoscopica. Cialtroneria produttiva da una parte, sapienza artigianale dall'altra. C'è un modo migliore per definire cosa è stata la serie B italiana? Io sono Emanuele Rauco e questo è CinemaScope. Mi raccomando, come sempre, se vi piace questo podcast, iscrivetevi. Iscrivetevi anche al mio canale se lo state guardando su YouTube. Attivate la campanella tanto su YouTube quanto su Spotify per non perdervi le varie notifiche e votatelo, spero, nel migliore dei modi possibili. Ringrazio come sempre Valentina Cestra di Bacchemono Lab per il supporto. Vi consiglio Danze Macabre, il cinema di Antonio Margheriti, che è un libro per approfondire i film e l'opera di questo grande maestro artigiano del cinema italiano degli anni 60 e non solo. La prossima puntata sarà una puntata con ospite per interrompere i cicli e festeggeremo i 100 anni di Disney, di Walt Disney Pictures, con Mariuccia Ciotta, che è una critica molto esperta e molto appassionata di Disney, e assieme a lei affronteremo ovviamente il lato oscuro di Disney, il lato marginale della produzione di questo grandissimo regista, pioniere e produttore. Spero che sarete con me anche nella prossima puntata. Nel frattempo vi ringrazio, ciao!